Bentrovati ad un'altra puntata di Influencer Hit Parade su Seila TV e bentrovata anche a Jessica Brugali. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, molto felice di essere qui e buonasera a te Luca. Allora, seconda puntata, noi la settimana scorsa abbiamo visto la classifica addirittura mondiale, tra l'altro abbiamo scoperto che il personaggio social numero uno al mondo in realtà è un personaggio italiano. Sì, no? Che già sapevamo, dai, lo sapevamo certo. Già tutti. Hai iniziato a seguirli ovviamente, tutti quelli della classifica, bravissimo, e oggi ti interrogo. Tutti quelli della classifica li ho seguiti, ho anche studiato esattamente tutte le loro attività, tutte le loro azioni. Questa settimana invece cambiamo classifica e arriviamo proprio in Italia. Esattamente, sì. Questa settimana vogliamo raccontarvi della classifica Instagram Italia. Ecco. Tu vabbè, già qui immagino tu sia un pochino più ferrato. Allora, devo dire che a volte quando mi dicono questo è un Instagrammer da 12 milioni di followers, io sono sempre tra gli altri 48 milioni, però in questo caso dovrebbe andare un po' meglio. Bene, allora iniziamo subito. Ovviamente, come sempre, partiamo dal quinto posto e troviamo Michele Morrone con ben 16 milioni di followers, attore e cantante. Vabbè, dai, icona di bellezza pure. Beh, icona di bellezza, insomma, è più il tuo tipo che il mio, però in effetti, insomma, è un personaggio che ha scalato queste classifiche e che oggi è un punto di riferimento proprio nel mondo Instagram. Secondo te qual è il punto forte suo nella comunicazione, oltre alla bellezza? La bellezza. No, a parte gli scherzi, a parte ti posso dire la verità, io non sono una sua follower, quindi questo un po' mi penalizza. Quindi 16 milioni meno uno. Meno uno, esatto. Ma sono capitato sul suo profilo giusto qualche giorno fa, mi ha colpito molto la fotografia, perché secondo me è un profilo molto curato da quel punto di vista, quindi appena entri l'estetica ovviamente del profilo colpisce subito l'occhio, quindi sicuro quella. Poi vabbè, un ottimo attore, un ottimo cantante, quindi perché non seguirlo, mi sto chiedendo. Certo, poi tra l'altro insomma quando hai un pubblico da 16 milioni di persone, esatto, è ovvio che la cura dei dettagli sia molto 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 elevata. Allora, nella nostra classifica, invece, alla posizione numero 4... Troviamo Gianluca Vacchi, con ben 22 milioni di followers, imprenditore. Gianluca Vacchi l'ho conosciuto anche dal vivo, persona simpaticissima, apprezzo molto insomma quello che fa. Perché ha 22 milioni di followers? Non lo so, non saprei. Spiegalo a me, che sono degli altri 38 milioni come al solito. Esatto. Però in effetti insomma l'originalità del personaggio c'è, insomma il racconto anche di storie goliardiche, no? Forse sì. Probabilmente in alcuni casi... La voglia di assomigliargli o di fare una vita come la sua? Esatto, secondo me sì, è una persona che trasmette tanta voglia di fare, tanta voglia di realizzare i propri sogni. Io quando l'ho incontrato ero rinchiuso in una casa con altri ragazzi influencer e lui è arrivato a raccontarci la sua storia proprio da imprenditore, quindi ha colpito tutti veramente in modo molto molto dritto al cuore, proprio perché secondo me è molto diretto e anche sui social mostra la bella vita, è vero, ma con un'autenticità particolare, quindi io apprezzo, lo seguo e mi diverte anche tanto. Tanto ecco, non tutte le cose che fa Gianluca Vacchi ovviamente funzionano nel migliore dei modi, perché ad esempio la compagnia telefonica lanciata a quanto pare insomma vive un po' di difficoltà, però insomma il racconto viene fatto ai suoi 22 milioni di followers proprio nel suo profilo. Terzo posto invece. Terzo posto troviamo Fabrizio Romano con ben 25 milioni di followers, giornalista sportivo. Patrizio Romano, no, Fabrizio. È Fabrizio Romano, no, perché sai che c'è il nostro Patrizio Romano, no, lui non è lui. È sesto posto, ok. C'è il nostro Patrizio Romano, no, lui non è lui. È al sesto posto, ok. Fabrizio Romano, mi stavo quasi confondendo. Io non lo seguo, quindi mi chiedo, tu lo segui, immagino? Dai, Luca, no, non deludermi anche questa volta. No, ma tra 5 minuti lo faccio. Tra 5 minuti lo faccio e ti saprò dire perché seguire questo Fabrizio. Secondo posto, ovviamente, troviamo un'icona italiana, Chiara Ferragni, con ben 30 milioni di followers, influencer moda. Ma sai che potrà sembrare incredibile, ma questa la conosco? Cioè, la conosci? La segui? Sì. No, vabbè, seguire assurdo. Un po' meno, però la conosco bene, conosco bene le gesta, insomma, tutte le vicende, tutte le produzioni televisive, insomma, quindi è un personaggio, secondo me, molto interessante da studiare, soprattutto per il tipo di comunicazione che fa e, secondo me, per il tipo di target anche a cui si rivolge. Qui diciamo che c'è una capacità anche
tecnicamente la chiamano di conversione, no? Cioè di trasmettere un messaggio e fare in modo che questo messaggio poi si converta in vendita o in capacità, insomma, di convincere le persone a fare qualcosa, e lei è veramente da questo punto di vista fortissima. È spaziale, è grande imprenditrice, è partita facendo un blog di moda che si chiamava The Blonde Salad, e raccontava appunto di stile, di moda, di fashion, e si è evoluta nel corso degli anni in un modo pazzesco, ma non abbiamo altro da dire perché tutti la conoscono e tutti sapete, insomma, quello che posta sui social. Arriviamo al primo posto e anche qui ci confondiamo con quella di TikTok quasi quasi, perché troviamo Khaby Lame con ben 81 milioni di followers, personaggio social. È vero, mi sono sempre chiesto, cioè, ma ogni tanto parla? Allora, io pure l'ho conosciuto dal vivo, quindi sì, ti dico, sì. Molto chiacchierone. Sui social a quanto pare no, ma è un trucco per diventare virale in tutto il mondo. Quindi certo. Io apprezzo davvero molto quello che è riuscito a creare lui. Bravissimo attore. Adesso vabbè, lo vediamo appunto nelle vesti di Italia's Got Talent, certo. Quindi in quel caso lo vedremo parlare tantissimo e ci divertirà anche tanto. Beh, devo dire, un fenomeno veramente notevole. Questa dunque è la nostra classifica per quanto riguarda il mondo degli influencer di Instagram in Italia. E a proposito di Instagram, oggi la nostra Jessica Brugali, che è esperta proprio in questa materia, ci presenta il suo primo tutorial. Ok ragazzi, allora partiamo dalle basi, partiamo da Instagram, che è sicuramente un'applicazione che tutti voi utilizzerete o almeno guarderete, e io in primis utilizzo forse più di tutte. L'applicazione ovviamente è, la troviamo qui, per aggiungere una foto. Qui troviamo un più in centro della nostra home page, quindi andiamo su questo più e selezioniamo ovviamente la nostra foto che vogliamo caricare. Io mi sono appena scattata questo bellissimo selfie davanti a uno dei nostri schermi e quindi ovviamente sarà la foto che deciderò di postare oggi. Una volta selezionata la foto, clicchiamo avanti. Qui abbiamo una serie di filtri, quindi possiamo scegliere il filtro che ci piace di più, la tonalità di colore, e oltre a questo possiamo anche modificare la foto da questo, ok, da questo filtro, e da quest'altro filtro possiamo modificare la luminosità, possiamo il contrasto, la struttura, il calore, la saturazione. Da qui possiamo appunto scegliere la nostra colorazione preferita. Una volta scelta, torniamo sulla nostra foto, selezioniamo il nostro filtro, che in questo caso lascio naturale, ma magari nelle prossime puntate vi farò vedere anche delle applicazioni, delle piattaforme che modificano di parecchio le foto, anche se non è consigliato. Andiamo avanti. Qui possiamo scrivere la nostra didascalia. Io ad esempio mi scriverò la seconda puntata di Influencer It Parade, ma lo scriviamo dopo. Qui possiamo taggare le persone, taggare i prodotti, aggiungere promemoria, aggiungere luogo e aggiungere musica, che è una delle funzioni arrivate diciamo di recente su Instagram, appunto può aggiungere una melodia alla nostra immagine. Una volta completato tutto questo quadro di tutorial di fotografia, andiamo su condividi. Bentornati a Influencer Hit Parade, nella nostra seconda puntata. C'è un altro super ospite con noi quest'oggi per Influencer Hit Parade, anzi una super ospite con noi, c'è Maddalena Corvaglia. Benvenuta Maddalena. Grazie, grazie per avermi voluta con voi oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera insomma. Ciao Maddalena, un super piacere averti qua a Influencer Hit Parade. Come stai innanzitutto? Sto bene. Benissimo. Bene, bene. Voi vi vedo da Dio, per cui mi sembrate in super forma. Stai parlando Siamo di Jessica. Siamo alla seconda puntata, ammazza. No. Siete già belli. È già la seconda puntata. Bravi, bravi. Allora, cara Maddalena, noi abbiamo qualche domandina, ovviamente. Iniziamo subito con la prima. In Instagram ti definisci TV host, biker, fitness motivator. I tuoi post sono ricchi di consigli, frasi celebri. Hai fatto della tua presenza in Instagram una vera e propria missione? Allora, missione è un po' tanto, no, in realtà io nasco televisiva e mi sento una presentatrice, per cui se quando mia figlia mi chiede mamma che lavoro fai, all'inizio ancora non sa, no, mi chiede che lavoro fai, io lavoro in televisione, nel senso io sono una presentatrice, quella è la mia professione, e come tutti i televisivi all'inizio lo guardavo un po' in maniera strana, no, i social. In realtà poi mi sono resa conto di tutti i vantaggi che ha, prima di tutto proprio il rapporto diretto che hai con la gente, per cui non ci sono filtri, non c'è il filtro di un direttore del giornale, non c'è il filtro di un paparazzo, non c'è il filtro che è quello televisivo, per cui è bello comunque avere il riscontro immediato. Però addirittura una missione no,
Mi piace condividere alcune cose in cui credo, poi non sono una che ha tutta la sua vita, perché poi sono nel privato sono molto riservata, non sono curiosa, non mi frega quello che fanno gli altri, per cui non sto lì a guardare onestamente tutto quello, non sono un'utente meravigliosa, però mi piace usarlo così, voglio condividere tendenzialmente dei messaggi positivi, cioè io non so, no, voglio fare la personal trainer che insegni un esercizio, vorrei condividere l'approccio allo sport, no? Quello dei bambini, insomma, come un gioco, in maniera sana. Ok, quindi tu sei un utente, diciamo, che condividi le passioni, ma condividi anche proprio la tua giornata, colazione, sei una di quelle che fa stories, su tutto quello che fa, no, Ma che allora immagino. vorrei, Ok. perché poi vedo siete proprio bravi voi adesso, capito? Quindi vorrei avere quella costanza, ma non riesco perché io, ripeto, la mia vita privata, proprio, sai, il quotidiano, i momenti congeni, scelgo quali raccontare. Allora, in quello che racconto sono molto sincera, perché poi io sia nei lavori pagati che in quello che racconto della mia vita, sai, anche qui esiste un codice deontologico che alcuni rispettano, alcuni no. Io voglio essere sincera, no? Quindi racconto delle cose vere, così come quando scelgo magari di collaborare con uno sponsor, scelgo solo quelli in cui credo, perché non mi Brava. piace vendere aria fritta, però no, non sono una che racconta tutta la giornata. Beh, Luca invece sempre. Io ancora no, devo imparare da No, Luca. in realtà volevo chiedere proprio a Maddalena, cioè, quante volte ti capita di vivere una situazione e dire, caspita, questa la dovevo riprendere? Sempre, sempre mi capita, sì. Però sai, col senno di poi saremmo tutti là alla Ferragni, no? Il merito della Ferragni per me è aver capito prima di tutti questo giochino qui, no? Quindi l'era iniziato. Però col senno di poi, sai, faremo tante cose. Il problema è che i ragazzi adesso sono veloci, sono bravi, siete bravissimi, capito? Quindi quando uno impara bene, basta, mia figlia mi dice, mamma, ma quelle sono cose old ormai, sono filtri old, tutto old. Per cui bisogna essere sempre, sempre aggiornati. Ecco perché un programma come il vostro è perfetto, capito? Perché prende un pubblico che magari non è proprio esperto di social e lo inizia, diciamo, inizia a spiegargli un po' il mondo dei social. Quindi è un bel ponte che avete creato, bravi. Benissimo, allora cara Maddalena, nel 1999 con Striscia acquisisci la notorietà del pubblico televisivo. Oggi tutti provano a diventare famosi attraverso i social, ma è più facile adesso o c'è più concorrenza? Allora, dipende, sono vere tutte e due le cose. È più facile perché chiaramente c'è la possibilità di farlo senza una televisione, senza che qualcuno creda in te. Ecco, adesso basta che tu creda in te stesso e senza chiedere niente a nessuno si può fare. In questo senso è facile. Non è facile stupire però. Cioè per me l'influencer inteso come persona che influenza. Non voglio dire le parolacce, è una cagaccia, nel senso, né io ho la presunzione di influenzare qualcuno, né mi sento influenzata, né posso pensare che mia figlia sia un utente influenzabile. L'influencer però come lavoro è spesso denigrato, in maniera sbagliata secondo me, perché io ritengo che questi ragazzi, cioè, fare l'influencer sia difficilissimo. Quando io vado in televisione io devo condurre, poi ho l'autore che pensa i testi, il regista che fa le riprese, il tecnico luci che fa le luci, per cui io devo pensare a riprendere. Quando tu vedi dei bravi YouTuber, comunque dei bravi TikToker, dei TikTok in genere, dei bravi influencer, io non mi sento tanto di denigrarli e di dire sì, quello non è un lavoro. Perché provate voi a fare un video fatto bene, però con tutti i criteri ora dell'algoritmo, per cui fatto bene con le Vero. luci, l'audio, un testo fatto bene. Quindi per me quello è un lavoro. È chiaro, il agno, quelle robe là, io le prenderei a secchiate in testa, quelle robe lì. Ma in effetti, Maddalena, non so se ti capita, no? A me capita spesso di guardare magari dei contenuti social e di dire, beh, io questa idea bella non l'avrei mai avuta. Capito? E Oppure. ti innervosisci, no, ti innervosisci, però dici, cavolo, Un po' sono sì, un bravi. po' ti innervosisci. Un po' sì, esatto. Sono fatte bene, per cui, Ah cioè, ci sì. sono dei contenuti veramente belli. Poi tutti se la prendono sempre così, se la prendono con i contenuti. No, il problema è quello che vai a guardare, perché adesso niente, non c'è niente di più facile, l'ho spiegato prima, dell'algoritmo. L'algoritmo ti fa vedere quello che tu cerchi, quelli che sono i tuoi gusti. Per cui se tu vedi cagate, vuol dire che tu cerchi quelle. C'è Perché vero. c'è una vasta gamma di contenuti, quindi tu puoi scegliere da Amio e quelle schifezze là, ma trovi invece di tutto, puoi trovare viaggi, trovi cultura, trovi divertimento, perché anche il divertimento è una cosa sacrosanta. Adesso viene demonizzato, ma ben vengano le cose divertenti. Eh sì, è Per una cui vera e propria fonte di ispirazione comunque, ormai brava, TikTok, dipende quello, c'è un YouTube. laghetto Sì, dove sì. tu puoi prendere quello che vuoi. Altra domanda, dove è più importante essere o apparire secondo te, nella vita reale o sui social?
Ah, questo è facile, nel senso, nei social tu devi apparire, punto. Che quelli che ti Certo. dicono io sono me stesso, dai, sì, amore, sono anch'io. No, cioè, Vero. nessuno è se stesso nei social, ma tendenzialmente non siamo noi stessi nel momento in cui ci approcciamo ad una persona, non perché siamo finti mettendo le maschere, ma perché se noi come si dice, ci poniamo con ogni persona in maniera diversa, perché così tu non parli con tua mamma come con la tua migliore amica, è normale. Per cui sui social è chiaro che nessuno è se stesso. Sceglie quel personaggio che va benissimo, che non vuol dire essere finti, però la vita vera invece è la vita vera. Uno deve avere il coraggio, è una cosa che impara col tempo, ci vuole coraggio, ci vuole esperienza, perché all'inizio hai l'ansia dell'approvazione, ad esempio. Quindi, non che uno voglia dirle bugie, voglia essere finto, però è chiaro, tu fai le cose perché vuoi essere accettato, vuoi essere approvato, non vuoi essere giudicato. Poi man mano, col tempo, inizi a dire, sai cosa? Ma sti cavoli, ma sti Bravo. cavoli, la vita è una. Poi credo che questo compimento completo ce l'hanno, io parlo tanto con le persone anziane perché veramente ha tanto da insegnare. E quando gli sento dire, oh, io non ho più filtri, adesso capisco cosa vuol dire. Perché diciamo che io sono... Vado in quella direzione lì, nel senso che io da 40 ho capito tante cose. Non è che sono cambiato io, cambiato il modo in cui vedo le cose, ma è una roba bellissima, ti liberi di tante robe, tanti rametti così. Grazie Maddalena Corvaglia, prestissimo. Ciao Maddalena, Ciao. grazie. Ciao, 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 buona serata. Oggi con noi in studio un ospite davvero molto interessante. Chi abbiamo, Jessica? Abbiamo Giada Farina, pasticcera e cake designer. Benvenuta a Influencer It Parade, Giada. Salve, salve a tutti. Allora, Giada, io vorrei cominciare mostrandoti un personaggio che si chiama Cédric Grolet, che ha 8 milioni e mezzo di followers. Pare essere il migliore in assoluto su Instagram nel segmento proprio nel mondo di pasticceri, no? Qual è il segreto secondo te di Cédric Grolet? Beh, sicuramente che propone qualcosa di innovativo. Uno dei suoi cavalli di battaglia sono stati queste monoporzioni a forma di frutti che hanno spopolato. Infatti ha fatto anche tantissimi corsi per professionisti e non solo. E adesso, per esempio, invece propone dei fiori proprio su uno stecco che sono delle monoporzioni che poi una volta tagliate all'interno hanno più stratificazioni. E quindi tutto quello che secondo me viene trasformato, che ha una forma che può essere un cibo o un'ispirazione della natura o un oggetto viene trasformato in dolce, sicuramente ha quell'appeal che attira tantissimo. Poi c'è da dire che i suoi video sono anche molto accattivanti, cioè il materiale che lui pubblica sui social attirano molto l'occhio, sono ben fatti. Ecco, le torte di Giada, il tuo profilo è cresciuto molto velocemente. Ecco, come sei riuscita a crescere proprio in modo così veloce in Instagram nel cake design? Beh, sicuramente c'è stato un aspetto che l'attività è andata di pari passo con la crescita dei social, perché noi nasciamo ormai 13 anni fa circa, mese più, mese meno, e devo dire che l'utilizzo dei social è stato fondamentale per far conoscere quello che facevamo, perché proponevamo un prodotto che obiettivamente nella zona in città a Brescia e provincia non c'era. E di conseguenza per farlo conoscere è stato fondamentale l'utilizzo delle piattaforme social perché abbiamo raggiunto tantissime persone. E è stato quello un po' il motore che ha smosso anche la curiosità delle persone di venire a trovarci, di venire a provare che prodotto proponevamo, perché comunque noi siamo una pasticceria, ma in realtà non siamo la classica pasticceria. Da noi non si viene a fare la colazione, da noi non si viene a mangiare la fetta di torta o a comprare una brioche. Da noi si viene ad ordinare un'emozione, che questa emozione è un dolce personalizzato e questa cosa non è comune, ecco. E quindi è stato fondamentale farci conoscere nel tempo, spiegare come ordinare, come fare, che cosa proponevamo, anche noi lanciare dei messaggi tramite i social per far capire la nostra anche categoria, dei tempi che ci vogliono. Insomma, è stato aprirci in toto al pubblico, poi con la crescita esponenziale negli anni dei social, chiaramente anche noi abbiamo potuto sfruttarli al meglio, come fanno anche tanti altri che hanno capito questa cosa.
Giada, tu oltre ovviamente appunto al tuo lavoro mostri anche la tua vita privata, i tuoi successi sportivi sui social, e pensi che sia la chiave del successo? Allora, io in realtà sono una persona molto riservata, però mi sono anche resa conto che bisogna far capire che dietro c'è anche, nel nostro caso che è un'attività, c'è anche una persona, c'è anche il lato umano. E siccome la curiosità, una volta dicevano la curiosità è donna, in realtà no, la curiosità è di tutti, e di conseguenza vogliono sempre capire o sapere qualcosa delle persone, e secondo me anche quella è una chiave, perché poi ci sono anche profili social che sono impostati in maniera molto diversa, cioè c'è chi parla molto del personale, c'è chi parla delle attività, c'è chi parla delle associazioni, diciamo che sono una vetrina e lì si può decidere che cosa mostrare. Io poi sono sempre per cercare, diciamo, come tutte le cose c'è il bello e il brutto, e di fare sempre passare un buon messaggio e dei messaggi corretti tramite i social, perché i social possono essere un po' un'arma a doppio taglio, però so che è una cosa che si eviscerà in questa puntata magari, sì, anche. Ne parleremo assolutamente proprio nel corso di questa puntata con un ospite che è un esperto di temi anche legali legato al mondo del social. Ma Giada, invece, ecco, per quanto ti riguarda, quanto fai tu direttamente a livello di produzione, quanto ti fai aiutare, quanto intervieni anche poi nella produzione dei contenuti che riguardano le tue produzioni? Allora, la produzione di quelle che sono le nostre creazioni, io parlo al plurale, ma in realtà sono io a farle, però per me Torte di Giada è un brand e siamo io e Rosy, che Rosy è la mia mamma ed è la social media manager delle Torte di Giada, e chiaramente è lei che si occupa di tutta la parte dei social, di tutte le piattaforme, perché lei su quello veramente è super esperta. Abbiamo qualsiasi tipo di social, ce l'abbiamo, però deve essere una sinergia, nel senso che comunque io devo creare del materiale da dare a lei da poter pubblicare, cosa che a volte avviene in partnership, a volte avviene a distanza, perché io magari sto producendo, sono in laboratorio, oppure sono a fare consulenze, corsi e quant'altro, quindi da una parte io devo produrre del materiale che lei possa poi divulgare, e dobbiamo trovarci su quello che poi deve essere la comunicazione. A volte abbiamo anche pareri differenti, quindi non è facile. Però questo è interessante, perché hai parlato del fatto appunto che sia tua mamma, no? Cioè, sì. Adesso non voglio chiederti l'età, però insomma, questo vuol dire che ci si può occupare di social, si possono fare attività di social media manager anche quando non si è ragazzi giovanissimi, no? Quindi assolutamente sì, la mia mamma, giustamente non diciamo l'età perché la signora preferisce non dire l'età, però lei secondo me è molto più avanti rispetto a me sull'utilizzo dei social, assolutamente, è una cosa che le è sempre piaciuto, tutta la parte della tecnologia, però diciamo che l'utilizzo dei social è talmente intuitivo che comunque è possibile gestirlo tutti quanti. Poi certo dipende se deve essere una questione di un profilo dedicato ad un lavoro, è ovvio che lì bisogna saper capire le comunicazioni da fare, cosa c'è da scrivere, come creare dell'hype. Allora, grazie a Giada, ovviamente in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie. Bentornati dunque ad Influencer Hit Parade. Se ci avete trovato solo adesso, avete perso i nostri ospiti di questa sera, Maddalena Corvaglia, la cake designer Giada Farina, ma potrete trovare tutto nei prossimi giorni sul sito di Seila TV. Oggi invece torniamo su un tema importante che è stato sollecitato la scorsa settimana, nella scorsa puntata, da un nostro ospite che era Giovanni Ciacci, il tema della regolamentazione dei social. Sentite cosa ci ha detto Giovanni Ciacci. Guarda, è fondamentale che l'accendiate, perché, ripeto, i social sono uno strumento di libertà bellissima. Sono felice che ci sia una trasmissione, che Giovanni Macri e voi, tutti il gruppo autoriale, abbiate pensato a fare una cosa del genere, però ci deve essere una regolamentazione. È fondamentale. Ecco, avete sentito, no? È fondamentale che ci sia una regolamentazione, e noi questa sera ne parliamo con l'avvocato Massimo Borgobello, che è con noi in qualità di esperto di mercati digitali. Avvocato, benvenuto. Grazie, buonasera.
Allora, cosa ne pensa del commento di Giovanni Ciacci? Perché serve davvero una stretta e una regolamentazione sui social network o si rischia che diventi una limitazione della libertà di espressione? La regolamentazione già c'è. E quello che forse il vostro ospite intendeva è che sarebbe necessario avere maggiori controlli all'inizio dell'inserimento dei profili nei social network. Questo però effettivamente sarebbe troppo, perché sarebbe come chiedere uno strumento di KYC, di Know Your Customer, ai social network che non hanno questo tipo di esigenza. Il Know Your Customer, il KYC, viene utilizzato nelle materie di antiriciclaggio, quindi valute virtuali, professionisti, commercialisti, per esempio, anche in contesti bancari. Quindi è effettivamente eccessivo in proporzione all'utilizzo che viene fatto del social network. D'altra parte, l'esigenza di tutela dai profili fake c'è, l'Unione Europea l'ha ben sentita, ma anche regolamentata in maniera molto stretta in realtà, nel senso che le piattaforme online di grandi dimensioni hanno già iniziato a fare una guerra ai profili fake piuttosto importante. Tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale adesso stanno incominciando a spianare la strada ai profili veri e a bannare di fatto quelli falsi. C'è da dire, avvocato, che insomma, noi in Europa da questo punto di vista in effetti siamo anche molto avanti, no? L'abbiamo già dimostrato con il GDPR, ora con il Digital Service Act che lei ha citato, ma i rischi sono sempre importanti, sono sempre notevoli, no? Perché è fondamentale proteggere la propria identità sui social network? Beh, l'identità sui social network ormai è come la nostra identità personale per strada. Non c'è più molta differenza. Un furto di identità è un furto di identità. Può avvenire tramite il furto del profilo social, ma potrebbe avvenire anche tramite il furto della carta d'identità, per esempio. Adesso è molto meno sentito come rischio, perché le carte d'identità sono digitali. Una volta che invece erano, come dire, analogiche e si attaccava alla fototessera, questo è un rischio concreto. Ecco, invece le chiedo una cosa che riguarda il mondo degli haters, che sappiamo essere molto popolato sulla rete. Prima abbiamo citato Giovanni Ciacci che la settimana scorsa diceva che bisognerebbe identificare tutti gli utenti dei social network con una carta d'identità per avere un nome e un cognome che corrispondano ai profili social. Può essere davvero questa la soluzione? Non è necessario per due motivi. I filtri per l'odio online ormai sono molto severi. Il DSA, il Digital Service Act, impone alle piattaforme e ai social di essere estremamente rigidi nell'applicazione di questi filtri, quindi il profilo viene sospeso, viene bannato addirittura a seconda di quanto è grave la condotta. Naturalmente vengono effettuate delle verifiche sul profilo, sempre sul piano algoritmico, però il punto è gli algoritmi saranno sempre più sofisticati e molto spesso il fenomeno degli haters non è un fenomeno, come dire, legato a persone fisiche che hanno un momento di fastidio e sbottano malamente sui social, è legato a delle campagne di propaganda molto spesso di partiti oppure addirittura contro dei partiti o comunque da parte di soggetti di pressione che utilizzano dei chatbot per creare queste campagne di hating. Ecco, ma se io sono a casa e decido di fare l'hater convinto che usare un nome utente di fantasia sia una protezione, posso stare tranquillo o mi devo aspettare delle conseguenze? Naturalmente dipende da cosa scrivo o da cosa posto, ma il profilo fake non è una protezione, perché nel momento in cui condotte di odio online sono gravi, razzismo, istigazione alla violenza, cose di questo tipo, insulti verso le autorità piuttosto pesanti, minacce verso le autorità, le conseguenze ci sono. Ci sono anche documentate e tra l'altro
sono documentate in epoche per noi recentissime, perché parliamo di 1 o 2 anni fa, ma in cui gli strumenti di indagine all'interno dei social network erano molto più complessi rispetto a quelli che ci sono adesso. Adesso il filtro, ribadisco, viene applicato a monte, quindi è il social network che ti individua. E poi, se ci sono condotte penalmente rilevanti, la polizia postale è molto più rapida, sempre che sia solo la polizia postale, perché potrebbero essere anche altri soggetti più, come dire, titolati. Allora, grazie per queste informazioni all'avvocato Massimo Borgobello e grazie per essere stato con noi a Influencer Hit Parade. Grazie a voi. Allora, grazie all'avvocato Massimo Borgobello che ci ha aiutati a capire di più. Siamo al termine della nostra seconda puntata. Jessica, cosa ci aspetta la prossima settimana? Prossima settimana ovviamente un sacco di ospiti, un sacco di argomenti come sempre, tra cui social network emergenti e il loro ruolo e altri influencer nella top 10 italiana. E allora non ci Molto resta curiosa. altro che darvi appuntamento alla prossima settimana, ancora una volta, su Sei la Sella TV. TV.